squadra di questo livello, che gioca questa intensità, di questa cosa, è una cosa che può venire buona anche nel corso di questo europeo. Sì, non so se nel corso di questo europeo, però ma i ragazzi sono bravi ragazzi, hanno capito, cioè quello che anche con voi credo di aver detto onestamente da subito, quando dico che a noi queste cose ci mancano, non siamo scafati come loro che fin da quando sono ragazzini giocano e allora giustamente se possono ti schiacciano tre volte in testa, perché è giusto così, perché se possono anche una partita che loro erano già primi a questo punto vuol dire avere il rispetto degli avversari, perché lo sport è questo, non credete a quelli che dicono che a più 25 si molla, si fa rientrare gli altri, il rispetto è giocare seri, giocare duri, che è quello che la Serbia fa sempre. E noi invece, quando siamo stati costretti per necessità oggi a fare quintetti diversi, a fare roba un po' ad adattarsi alle assenze, agli infortuni, al minutaggio, abbiamo preso dei canestri da polli nel secondo tempo, abbiamo mollato, ci siamo scollegati. E questo è il primo gradino che dobbiamo scalare. Perché se tutti i nostri giocatori, in tutti i campionati, in tutte le squadre che giocano, portassero dietro questo tipo di mentalità di giocare semplicemente un possesso che sia difensivo o offensivo come se fosse l'ultimo e il più pesante del mondo, avremmo una mentalità, saremmo più pronti, ma saremmo anche fisicamente più pronti a giocare questi tipi di competizione come altri che sono. Quello che ti insegna a fare le coppe europee per tanti anni, giocare tanti anni a una durezza, a un tipo di pallacanestro che prevede i lunghi, i blocchi, la palla dentro, sono cose che ogni tanto noi ci stiamo un po' dimenticando, perché lo stile di pallacanestro è. E quindi questo. Però devo dire che, ecco, poi al di là di questa cosa, noi dobbiamo non perdere però quella che è stata un po' la nostra identità, quella di questo momento, di cercare di essere, visto che da qui alla prossima partita, che è una, poi vediamo se ce ne saranno altre o no, non diventeremo la Serbia, e quindi dobbiamo essere anche nella nostra incoscienza, essere propositivi, seguendo la pallacanestro che questi ragazzi per ora possono fare, crescendo, come ha detto Gigi, e come loro sono consapevoli, a pulire sempre un po' di più tutto questo e adattarla sempre un po' di più a questo tipo di gioco, allora potremo essere competitivi fino in fondo. Purtroppo non possiamo fare troppi discorsi contro chi giocate, perché ahimè bisogna aspettare quando voi siete credo già sull'aereo, per cui passiamo oltre. Cosa ti aspetti, dove pensi possa arrivare questa squadra? Ce l'hai un'idea? No, io è quello che poi ci eravamo detti d'estate, ci eravamo detti prima, cioè dico che se passiamo, avevo detto che se fossimo passati da questo gruppo avessimo salvato la pelle qui, ce la saremmo giocata con tutti, e credo di poterlo confermare, cioè se siamo sani, se recupero tutti, pur restando l'assenza pesante di Gigi, credo che ce la possiamo giocare con tutti. È ovvio che se la Francia, se devi trovare la Francia per giocare in casa, oltre che per esperienza, forza di vera, reale, effettiva, di una squadra che ha la motivazione più alta per poter vincere un trofeo a casa propria con una generazione straordinaria di giocatori, Tony Parker in giù, che hanno veramente messo questo punto per la loro vita sportiva, diventerebbe una montagna bella alta da scalare, però a quel punto ci proveremmo, consapevoli che o la Francia ci ha scelto o allora è battibile, perché, esatto, perché si è perso oggi, siamo persi apposta, quindi la voglio prendere così, no? Altrimenti è chiaro, sono partite adesso che con tutte le altre, io chiunque dobbiamo andare a fare dico che abbiamo il 50%. Cos'è la cosa che ha dato più soddisfazione di queste ultime, lascia perdere oggi, delle due partite con Spagna e Germania? No, guarda, il fatto che ci sia stata
grande disponibilità da parte dei giocatori nel seguire le cose, nel stare insieme, nel aggiustare, nel fare, perché poi la parte migliore del lavoro che facciamo noi, al di là di una palla che entra e esce, è quando ti accorgi che stai facendo qualcosa con gli altri, che i giocatori ci sono, seguono, fanno e sono partecipi su questo al 100%, sono coinvolti. Per cui devo dire che quando il dispiacere più loro di quel primo impatto con la Turchia, di non aver fatto cose che potevano fare a inizio partita, dico, e quella consapevolezza, sono stati i primi, e quindi la cosa che mi ha dato poi soddisfazione è stata quella che loro hanno ribadito, e credo l'abbiamo fatto poi anche con voi nel giorno di pausa, eccetera, coach, ci siamo e ci siamo ancora per tutto quello che abbiamo fatto, quindi la fiducia che avevano di portare in campo una nostra idea di pallacanestro, e quindi poi quando c'è questo e la vedi anche realizzare in due partite, sicuramente è stato importante, per cui questo ci deve far andare con fiducia a Lille, perché insomma, cioè, secondo me giochiamo, ripeto, Francia esclusa, se chiunque troviamo, cioè la Germania qui in casa piuttosto che la Spagna, la stessa Turchia a quale abbiamo rimontato, siamo andati a giocarsela su un possesso, ci deve dare la fiducia, ce la giochiamo contro chiunque. Senti, questo avvicinamento, il ripasso sarà